canile li ha guidati un autista. Ora sono impaziente di mettersi loro a guidare i propri amici. Due specialisti dirigono la scuola fiorentina, unica in Italia, di cani guida per i ciechi. Uno speciale guinzaglio assicura anche materialmente la solidarietà tra l'animale e l'uomo che gli affida la propria sicurezza. Iniziato il lavoro, la regola principale è che il cane non si lasci più distrarre da nulla, neppure dai gatti. Orecchi stesi all'indietro, occhi mobilissimi, tutti attenzione, siano spontanei o artificiali gli ostacoli della giungla d'asfalto. La prima idea di una simile utilizzazione dei cani venne a un tedesco nell'altro dopoguerra. Adesso la scuola principale è a Losanna e da quella deriva la nostra. Un cane addestrato viene a costare circa 200.000 lire. Nel 53 se ne sono formati 42, ne occorrerebbero almeno 100 all'anno. Dopo la scuola il pasto. Il miglior companatico per questi vigili amici è l'affettuosa vicinanza dei padroni. I cani guida sono tutti femmine. Si è constatato che il loro attaccamento è più sollecito e più costante. Fedeltà, questa volta il suo nome è femminile.